Ciao bambini, ciao a tutti, ben arrivati a questa ultima puntata purtroppo, ma siamo qui ancora a scoprire nuove cose veramente interessanti. Andiamo subito nel mondo degli animali che conoscerete sicuramente tramite il cartone Madagascar. Parliamo dei lemuri, andiamo subito a vedere. Ciao bambini, ben arrivati al Parco Natura Viva di Bussolengo. Oggi ho una sorpresa particolare per voi. Un animale che sicuramente vi ricorderà qualche cosa. Eccoli qua, i lemuri del Madagascar. Li avete riconosciuti? Sono proprio il re Julian di un famoso cartone animato. In realtà, se dovessimo considerare la specie, dovremmo parlare di una regina Giuliana. In effetti, questi animali hanno una società che è governata dalle signore, dalle femmine. Madagascar è il luogo d'origine di questa particolarissima specie. È una specie endemica di questa isola africana. Cosa vuol dire? Vuol dire che vivono solamente in questa particolarissima e straordinaria isola, che però è minacciata dalla deforestazione, per cui anche loro sono un po' una specie bandiera che testimonia il fatto che l'uomo, insomma, a volte ha un'azione un po' troppo devastante con l'ambiente che lo circonda. La caratteristica che è particolare di questa specie è sicuramente la coda, una coda molto lunga che serve all'animale a saltare da un albero all'altro, equilibra il salto quando si sposta sugli rami. In realtà però non servirebbe che così colorata. La funzione in effetti degli anelli bianchi e neri è di rendere la coda anche molto visibile. Infatti la coda ha anche un significato per comunicare. Se un animale si comincia a spostare, decide di spostarsi da una zona all'altra, la coda la tiene dritta a punto interrogativo sopra il corpo, un po' come fanno i gatti anche, e questo è un segnale, andiamo, spostiamoci, così visibile all'interno di qualsiasi ambiente naturale. Tra i comportamenti più caratteristici di questa specie c'è il sunning. Recuperare l'energia dal sole. Queste simpatiche piccole proscimmie si mettono in posizione particolare, zampe aperte verso davanti, verso il sole, e anche quelle sia anteriori che posteriori. Questo per recuperare tutta l'energia del sole. Questo atteggiamento ha originato il nome di sacri adoratori del sole. Infatti sembra che si mettano lì a fare una posizione yoga oppure a venerare il sole. Alle mie spalle il lemure del bambù del lago Alaotra. È un piccolo lago di una piccola isola in Madagascar e dunque questa specie è in grave pericolo di estinzione perché è confinata in questa piccola area, limitata proprio alla zona vicino al lago. Abbiamo detto prima che i lemuri sono delle proscimmie. Questo termine significa che vengono prima delle scimmie, che evolutivamente sono arrivate sul nostro pianeta prima delle vere e proprie scimmie, delle bertucce, dei macachi, degli scimpanzé che abbiamo visto in un'altra puntata. Non ha
hanno una grande mimica facciale, comunicano attraverso degli odori, dunque attraverso la marcatura del loro territorio o anche della loro coda, strofinano la loro coda sulle ghiandole e dunque diventa odorosa anche quella, oppure attraverso vocalizzazioni di vario tipo. Dal Parco Natura Viva per oggi è tutto, alla prossima puntata, ciao! Simpatici gli emori, vero bambini? Ma oggi dalla Terra ci spostiamo al cielo e andiamo a conoscere i meteoriti. Li conoscete, bambini, i meteoriti? No. Ah, e sapete che la Luna si muove intorno alla Terra? Allora andiamo a farcelo spiegare dal nostro amico del Muse. Ciao a tutti, andiamo a fare una breve pillola di astronomia, andiamo a parlare del sistema Terra, Sole e Luna. Sono tre elementi molto differenti, il Sole è una stella, la Terra è un pianeta, la Luna è un satellite. Abbiamo a disposizione qui la nostra Terra e la Luna in scala. Il Sole verrà fatto dal faro fuori campo. Andiamo a vedere quali possono essere le posizioni relative dei nostri sistemi. Noi sappiamo che la Terra gira attorno al Sole e che la Luna gira attorno alla Terra. Se dal punto di vista della Terra noi osserviamo la Luna, a seconda della sua posizione rispetto al Sole, vediamo un illuminamento della faccia della Luna differente. Ad esempio, in questo caso, se io mi posiziono sulla faccia della Terra, andrò a vedere solo un piccolo spicchio della Luna. Man mano che la Luna ruota, questo spicchio aumenta fino a quando la Luna si trova dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra. In questo caso vedrò la Luna piena. Andando avanti, piano piano, questa illuminazione andrà a cambiare e quindi lo spicchio di Luna diventerà sempre più piccolo, fino a quando la Luna non si troverà dalla parte opposta, ovvero tra la Terra e il Sole, e in questo momento dalla Terra noi la Luna non la vediamo più. Si parla di Luna nuova. Probabilmente osservando questa situazione uno pensa, siamo in condizione di eclissi. Effettivamente le eclissi si comportano in questa maniera qui. Abbiamo eclissi di Sole quando la Luna si frappone fra la Terra e il Sole e quindi va a coprirlo. Abbiamo eclissi invece di Luna quando ci ritroviamo dalla parte opposta e il Sole illumina la Terra, che va a fare un cono d'ombra sulla Luna e quindi noi la Luna non la vediamo più per un attimo, solo che la Terra ruota attorno al Sole non sullo stesso piano rispetto alla Luna attorno alla Terra. Diciamo che la Luna ruota un po' inclinata, quindi ci troveremo delle situazioni in cui la Luna sarà sopra o sotto la Terra e quindi non avremo delle eclissi. Una curiosità rispetto alla Luna: della Luna noi vediamo sempre la stessa faccia. Il periodo di rotazione, ovvero il tempo in cui la Luna fa una rotazione completa attorno al proprio asse, è uguale a quello di rivoluzione, ovvero attorno alla Terra. Quindi ci mostra sempre, sempre, sempre la stessa faccia. Beh, la parte, il lato B, quello che i Pink Floyd chiamavano The Dark Side of the Moon, l'abbiamo conosciuto con le missioni spaziali. E diciamo che dietro è come davanti, non ci sono assolutamente le navi dei marziani. Se noi osserviamo la superficie della Luna, troviamo tantissimi crateri. Questi crateri sono dati dall'impatto delle meteoriti sulla superficie lunare. Anche sulla Terra cadono tantissimi meteoriti. Ne ho qui una famosa. Questa è la Chelyabinsk. È caduta in Russia, appunto nella zona di Chelyabinsk, il 15 febbraio del 2013. È stata presa dal museo assieme ad altre che abbiamo in esposizione. Una piccola curiosità, nelle medaglie d'oro di Sochi, delle Olimpiadi invernali terminate adesso, c'è un piccolo frammento di Chelyabinsk incastonata nella medaglia. Se volete seguirmi possiamo vedere qualche altra meteorite.
Possiamo vedere meteoriti ferrose, meteoriti rocciose, meteoriti che sono l'incrocio delle due. I meteoriti vengono di solito dalle asteroidi, ma alcune sono particolari. Possiamo vederne due di cui riconosciamo la composizione chimica e da qui quindi riusciamo a sapere da dove vengono. Una di queste viene proprio dalla Luna e una viene da Marte. Bene, per approfondire gli argomenti oppure per vedere direttamente con i nostri telescopi la Luna e anche il Sole, vi do appuntamento al MUSE. Allora tutto chiaro, bambini? Avete capito che la Luna e la Terra sono sempre in movimento? E possiamo dire che abbiamo una Terra veramente fantastica e la natura che ci circonda, le stelle. Quindi è importante non sprecare nulla, vero bambini? Né l'acqua, né gettare nulla per terra, mi raccomando, è tutto importante ciò che ci circonda. Bah, lasciamo stare la ramanzina che volevo solo lanciarvi un messaggio. E ora bambini ci gustiamo il nostro cartone, My Friend Bo, le tre alternative. A fare un giro in skate. Facciamo sempre skateboard. Ho della nuova musica. Perché non balliamo invece? Ho appena finito di decorare il mio aquilone e voglio farlo volare. Skateboard. Ballo. Pranzo. Skateboard. Ballo. Ragazzi, non riusciremo mai a metterci d'accordo. Andiamo a chiedere a Boo cosa fare. Ragazzi, cosa posso fare per voi? Siamo indecisi su cosa fare. Boo, puoi aiutarci a decidere? Ottima domanda. Conosco proprio il luogo giusto dove portarvi. Tutti a bordo! Questa volta. La domanda non è dove, ma in quale epoca siamo arrivati. Siamo nel futuro. Vedremo quindi tanti robot dappertutto e persone con pantaloni da robot. Non esattamente. Dovete sapere che un tempo il nostro pianeta era in serie difficoltà. Gli uomini consumavano troppa energia e il bruciare combustibili fossili come gas, carbone e petrolio rese il pianeta un luogo inabitabile. Ma alla fine sono riusciti a salvare il pianeta, vero? Gli uomini si fermarono giusto in tempo prima di rovinare il pianeta e scoprirono altri metodi per produrre energia. Allora, cosa usarono invece di questi combustibili fossili? Andiamo a scoprirlo! Quando smettemmo di usare i combustibili fossili, dovemmo sviluppare tipi di energia più pulita. E una soluzione si trovava sopra le nostre teste. Energia nuvolare? Energia dei gabbiani? Energia solare! Esattamente! Questi pannelli assorbono i raggi solari che a loro volta vengono trasformati in energia e calore. Ingegnoso! Volete vedere cos'altro ha da offrire il futuro? Wow! Ha!
nessuna puzza di scarico. Perché queste sono auto elettriche. Tirate i volanti verso l'alto. Verso l'alto? Wow! Esibizionista. Salve, signor Gabbiano. È ora di scendere, ragazzi. Abbiamo altre cose da vedere. Cosa succede quando il sole tramonta? Certo, nel futuro abbiamo imparato ad immagazzinare energia per poterla usare quando ci serve. Ma l'energia solare non è la sola alternativa. È molto ventoso quassù. Il luogo ideale per... Wow, mulini a vento! Non proprio, Lucy. Funzionano come mulini a vento, ma sono generatori eolici. Esatto, il vento fa girare le pale e il loro movimento produce energia. Volete provare qualcosa dal futuro? Dammeli! Boh, una cosa. Oh, sì, tutte queste tecnologie sono complicate. Non è un'altra domanda. Volevo sapere se potevo avere un altro biscotto. Avrei un'altra domanda. Cosa succede quando non c'è vento? È come l'energia solare. Immagazziniamo energia per poterla usare quando ci serve. Questa è un'altra fonte pulita di energia, l'energia del mare. Il mare è una forza molto potente. Usiamo quindi le onde per produrre energia. Si chiama energia delle maree. Ma cosa succede quando le onde non sono molto alte? Usando vari metodi per immagazzinare energia pulita, produciamo sufficiente energia per i nostri bisogni. Ma l'energia solare, eolica e delle maree sono solo tre esempi. Ci sono molti altri modi per produrre energia pulita. Boh, se sono così pulite, perché non le usiamo ora? Lo fate, ma non abbastanza e solo in alcuni luoghi. Quindi dobbiamo usare meno energia e usare metodi più puliti nel produrre energia per avere un buon risultato nell'ambiente. Esattamente! Ora, chi vuole provare qualcos'altro dal futuro? Io! Pantaloni da robot! Ero sicura che nel futuro li avrebbero usati. Imparato dalle risorse energetiche. Combustibili fossili come gas, carbone e petrolio sono nocivi al pianeta perché causano inquinamento. E alla fine si esauriranno. Però possiamo sostituirli con metodi di produzione più puliti di energia rinnovabile che non rischia di esaurirsi, così come... Energia solare. Energia eolica. Ed energia delle maree. E sono solo tre esempi. Esistono altri metodi per produrre energia più pulita. E sono migliori per il pianeta. Il che significa un mondo migliore per te, per me e per tutte le piante e gli animali. Bene. Oh, ora, se non vi dispiace, vado a riposarmi. Buonanotte. Aspetta un attimo. Boo non ci ha aiutato a scegliere a quale gioco giocare. No, ma ci ha mostrato che a volte può esserci più di un'alternativa. Sì, in futuro non ci sarà una sola alternativa per sostituire i combustibili fossili. Non dobbiamo quindi scegliere un solo gioco. Possiamo giocare con tutti e tre, faremo a turno. Sì! Bello il cartone, vero bambini? Anche il nostro amico Boo ci insegna sempre qualcosa di interessante. E ora guardiamo all'ultimo sport, parliamo dei tuffi. E ce ne parla Riccardo Giacometti. Ecco a voi! Ciao
Ciao, sono Riccardo Giacometti, sono l'allenatore della sezione Bentegodi di Tuffi, assieme a mio papà Silvano, e gestiamo tutte le fasce d'età dei Tuffi, praticamente dai 4-5 anni quando cominciamo con i bambini fino ai 50 anni e su, abbiamo tutte le fasce d'età. E lo sport dei Tuffi consiste in una sorta di balletto in aria, una sorta di ginnastica artistica, una sorta di volo pindarico, dove noi cerchiamo di unire determinate componenti fisiche e psicologiche per riuscire ad arrivare alla verticalità, che è poi dopo il risultato finale dei Tuffi. I Tuffi sono uno sport dove le tre componenti del corpo, i tre segmenti del corpo, cioè braccia, busto e gambe, devono essere in perfetta verticalità nel risultato finale. Dallo slancio del trampolino o dalla piattaforma fino all'entrata in acqua, praticamente c'è tutta una sorta di evoluzioni che vengono fatte a seconda della loro difficoltà e a seconda del loro coefficiente di difficoltà per le gare piuttosto che per la propedeutica per arrivare a fare certe cose. Per cui un tuffo ben eseguito è un tuffo innanzitutto con una posizione del corpo molto molto lineare, molto composta, e con uno slancio in alto e soprattutto con una parabola che deve essere alta e corta praticamente. È preferibile iniziare abbastanza presto, cioè nel senso a 5 anni penso che sia l'età esatta per iniziare. Poi se uno comincia a 6-7 anni, bene o male possiamo ancora essere dentro i parametri. Quando comincia a iniziare da 7-8-9 anni comincia a diventare un po' più difficile, perché nelle categorie, visto che noi comunque puntiamo all'agonistica, le categorie diventano sempre più difficili più l'età avanza, per cui poi dopo le figure acrobatiche, i tuffi che dobbiamo eseguire diventano molto più difficili. Bisogna avere una certa dose di egocentrismo, come sono io, perché se non sei egocentrico non puoi fare uno sport difficile, difficilissimo, soprattutto dove sei comunque in costume da bagno, è difficile essere timidi per fare questo sport qua ad alti livelli. Però appunto anche i bambini più timidi noi li portiamo a vincere determinate paure, a vincere determinate emozioni che loro hanno naturalmente, per quello che consideriamo lo sport comunque come un insegnamento di vita anche da questo punto di vista qua. Poi bisogna comunque avere delle caratteristiche fisiche che si possono affinare con il tempo. E quello che io punto è molto sulla testa, cioè nel senso il bambino comunque deve fidarsi dell'allenatore, perché è uno sport che visto da fuori sembra quasi solo divertente, invece è molto pauroso, cioè fa paura. Ci sono certe figure, certe situazioni dove bisogna vincere delle paure. Noi siamo qui per cercare di far capire al bambino o anche all'adulto o anche al più grande come vincere le proprie paure. Il cerchio si restringe e rimangono quelli che riescono a vincere le proprie paure, a vincere i propri timori e ad eseguire le evoluzioni che servono. Io mi alleno quasi tutti i giorni perché faccio ancora le gare anch'io, ed è bellissimo fare i tuffi insieme ai bambini, insegnarli, fargli vedere. Ti dà l'emozione di uno sport esclusivo. Esclusivo perché quando tu fai una cosa sono pochissimi quelli che sono in grado di fare quello che tu sai fare. E poi comunque è una volare. Il sogno dell'uomo è sempre stato quello di poter volare. Noi per un secondo e mezzo riusciamo sempre a volare, e ogni tuffo è differente dal tuffo precedente, per cui è sempre un'emozione incredibile. Ciao ragazzi, vi aspetto qui e vi farò vincere delle paure che voi avrete, oppure se non le avete vi farò diventare molto bravi, anche con l'aiuto di mio papà, che lui mi ha insegnato tantissime cose e lui è molto esperto e ha molta più pazienza di me. Io sono un po' più rigido, però questo serve ad avere un po' di disciplina ed essere comunque convinti di quello che si sta facendo. È uno sport fantastico. Bello, vero, i tuffi, bambini? Ma se volete saperne di più, basta andare alla Fondazione Bentegodi di Verona o alla FIN, Centro Federale di Alta Specializzazione. E ora, adesso, andiamo al nostro racconto, il pane delle scarpe. Ma, sapete, siamo arrivati alla fine di questo racconto. E sapete cosa succede? Che il pane uscì dal fornaio e cominciò a correre. E rientrò nella stanza della casa magica. E alla stanza c'era un camino con un uomo lì vicino, proprio così. Marcello era sbalordito. Un uomo? Ma allora ci viveva qualcuno? E questo uomo aveva in mano un pane, proprio così.
E si capiva come mai Marcello e il pane corressero così forte. Andiamo subito a vedere cosa succede. Il pane riprese a correre, giù dalle scale, fuori da una finestra, dentro un'altra finestra, fino al camino. Il pane era nelle mani del vicino. Marcello restò di stucco e sbottò. Che cosa succede? Non capisco più niente. E tu ti ho già visto, chi sei? Io sono il tuo vicino. Ma non eri andato via? Chiese Marcello. Oh sì. Ma quando ho sentito che sei entrato, sono tornato subito. Era da tanto tempo che aspettavo che qualcuno entrasse e corresse dietro al pane infilandosi nelle scarpe. Marcello allora chiese, ma senti, che cos'è questa storia del pane e delle scarpe? Questo pane che è in viaggio e queste scarpe che corrono e questa casa che è un campo e una città e... Questa casa è una casa speciale, lo sai anche tu. Ed è per questo che ti piace. Questa casa è sempre aperta come un invito. La differenza fra il dentro e fuori è solo questione di sfumature. Non capisco, disse Marcello. Oh sì. Ascolta. La strada e il viaggio sono il pane delle scarpe. È pane per i loro denti. Per questo il pane correva e le scarpe lo rincorrevano e tu dietro di loro. Perché tu hai fame. Le tue scarpe hanno fame di strada, di viaggi, di avventure per il mondo. E nelle tue avventure incontrerai tanti tipi di pane, tanti modi di farlo e tanti modi di mangiarlo, tanti quanto sono gli uomini. Ma se tu viaggerai, mangerai con loro e li conoscerai. Perché il pane racconta sempre delle storie, delle guerre, delle feste, delle gioie umane. Ti è piaciuta la storia, bambini? Bella, vero? Però purtroppo siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio. Però prima di salutarci vogliamo fare i ringraziamenti. Innanzitutto al Parco Natura Viva che ci ha fatto conoscere un sacco di natura e un sacco di animali, alla Fondazione Bentegodi di Verona, al Museo di Scienze, il Muse di Trento, a tutta l'equipe Allegria e anche al Flower Garden Center che ci ha ospitati. E perché no, a tutti i tecnici, Luca, Fabrizio e Alessandro. E un grazie a voi bambini, che ne dite? Facciamo un applauso?
Se volete scriverci o contattarci, lo potete fare a Via Ragazzi della Pace 1, 37020, Cerna, Verona. Ora ci dobbiamo salutare. Ciao bambini, ciao a tutti, grazie per essere stati qua, ciao!